Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Sveglia Trieste, buon martedì 7 luglio. La nostra trasmissione inizia come di consueto con la lettura dei quotidiani, con la nostra rassegna stampa, poi avremo naturalmente le pagine del tempo e del traffico, i nostri servizi e vi ricordo che dalle 7:30 alle 9, perché c'è questa novità che abbiamo appunto una mezz'ora in più di trasmissione da qualche giorno, ci sarà ospite con noi Nerio Nesledek, sindaco di Muggia, nonché segretario provinciale del Partito Democratico. Se vorrete porgli i vostri quesiti e fare le vostre segnalazioni, potete farlo. Come sempre potete telefonare al nostro numero 040 31 39 93, la nostra linea diretta per voi che tanto successo sta riscuotendo. Allora andiamo subito a cominciare dalla rassegna stampa con la prima pagina del quotidiano locale, Il Piccolo. Eccola qui, la prima pagina e l'apertura è dedicata al caso Fincantieri. Tolti i sigilli, Fincantieri riaperta. Di sequestro a Monfalcone, piena operatività dalle 6, quindi è già un'oretta che la Fincantieri è tornata alla sua piena operatività. Ma la procura di Gorizia indaga il direttore. Si studia il recupero delle paghe di una settimana di stop. Anche questo è un problema. E oggi Squinzi in visita, il vertice di Confindustria sarà in visita a Monfalcone, all'amministratore delegato di Fincantieri Bono. Poi ancora andremo a leggere poi nelle pagine interne, però ora parliamo della cronaca locale di Trieste e torna prepotentemente un tema molto all'attenzione dei nostri telespettatori: troppi cinghiali, deroga a Trieste, ora si spara di più. La regione ha deciso di intervenire con un vero e proprio piano per l'abbattimento dei cinghiali e nell'area di Trieste più doppiette in azione. Poi il lutto, muore a 57 anni il maestro del coro del Teatro Verdi, è morto inaspettatamente e prematuramente Paolo Vero, maestro del coro del Teatro Verdi, quindi un lutto nel mondo della musica e della cultura triestine. E poi ancora una notizia di cronaca, arrestato, palpeggia l'avvocatessa in tribunale, un ventenne ha alzato la gonna e palpeggiato un'avvocatessa in tribunale, è stato arrestato. Poi ancora in centropagina il caso della scuola, per quanto riguarda però la nostra regione, scuola in Friuli Venezia Giulia, precari beffati, sindacati all'attacco, solo uno su quattro sarà assunto, 638 in tutta la regione. Poi sempre per la regione, i temi regionali, regione verso l'assestamento, le cifre voce per voce le trovate quest'oggi sul Piccolo. E poi Istria, fondi dell'Unione Europea, 34 progetti spinti da 6,2 milioni per le zone dell'Istria. Ancora sempre sulla prima pagina del Piccolo, naturalmente si riprende la questione greca, Varoufakis si dimette, Grecia, le banche non riaprono, borse al tracollo, un tema che è ancora molto all'attenzione di tutti i giornali. Allora andiamo a vedere la prima pagina del Messaggero Veneto, eccola qui, Renzi scippa 15 milioni al Friuli, questa è l'apertura del Messaggero Veneto, il governo vuole trattenere i finanziamenti europei per coprire le spese delle nuove assunzioni. La regione si prepara a ricorrere al TAR. Quei fondi ci servono per rilanciare il lavoro, un caso che sicuramente farà molto discutere. Ancora alta tensione nella giunta regionale, tassa di soggiorno, si discute aspramente di questo, tassa di soggiorno, Federalberghi insorge ed lite tra assessori. Poi ancora la crisi, la situazione dei profughi, ogni giorno nuovi arrivi, profughi, il questore teme problemi di ordine pubblico, gestiamo l'emergenza profughi prima che sia troppo tardi, questo è il senso dell'appello del questore di Udine. Viene riportata anche qui sul Messaggero Veneto la notizia dell'arresto perché palpeggia un'avvocatessa in tribunale, quindi perché l'avvocatessa appunto è di Udine e l'attacco è la scena degna di un film trash degli anni 70 con Alvaro Vitali, come ci si poteva aspettare. Sempre sulla prima pagina del Messaggero ancora la questione greca, parte la trattativa, Varoufakis lascia, le banche in Friuli Venezia
Venezia Giulia, nessun contagio dalla Grecia. Poi andremo a vedere, perché anche noi abbiamo fatto un'inchiesta insomma sulla questione greca e sui possibili riflessi sulla nostra economia. Ancora, allora andiamo a vedere il Corriere della Sera, la prima pagina è ancora Grecia in primo piano, la trattativa segreta della Grecia. Merkel lontani da un nuovo negoziato, Hollande porte aperte a un piano serio, la BCE non alza i fondi, la crisi, Tsipras annuncia altre proposte, Varoufakis lascia, arriva il falco Tsakalotos, le banche restano ancora chiuse, giù le borse, crisi greca, appunto Varoufakis si dimette, si apre una trattativa segreta, le banche restano ancora chiuse, borse europee a picco. Queste le notizie per quanto riguarda la Grecia, poi ancora c'è il racconto, vivere ad Atene senza denaro, è una testimonianza insomma da Atene. E naturalmente anche l'editoriale di Antonio Polito è dedicato alla Grecia, una mossa per evitare il peggio. E ancora c'è sul Corriere della Sera invece non soltanto Grecia ma anche il terrorismo, il caso della donna, della giovane italiana convertitasi all'Islam e poi diventata appunto jihadista, la ferocia di Fatima, decapitiamo gli infedeli dalla Lombardia alla latitanza in Siria. La commissione poi si pronuncia sul Comune di Roma da sciogliere, ma il prefetto ha dei dubbi, si parla naturalmente di mafia capitale. E sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera abbiamo un caso curioso che si ripete ogni anno con il caldo dell'estate, in questi giorni fa molto caldo, estate italiana con il vento del Sahara. Come si è formata l'onda di calore fino a 7 gradi oltre la media, blackout e malori. L'Amarcord 2003 sta per essere superato dal nuovo, più pericoloso calore africano che sta arroventando l'Italia. La depressione termica sahariana ha innalzato le temperature di 5-7 gradi oltre la norma stagionale. Risultato bollino rosso di allerta in 13 città, blackout, ascensori bloccati, record di richieste d'aiuto sanitario, solo a Milano 660 gli interventi del 118. Piccola consolazione, da domani dovrebbe fare un po' più fresco, quindi vedremo dove, però vedremo anche con la pagina, con la nostra pagina del tempo, se anche da noi in Friuli Venezia Giulia è previsto un raffrescamento dell'aria. Allora, torniamo alla lettura del piccolo e andiamo a vedere proprio il caso Fincantieri, che è l'apertura di quest'oggi. Il caso Fincantieri di sequestro, Fincantieri alle 6 si torna a lavorare, quindi si è già tornato a lavorare. L'azienda incassa il via libera e convoca la RSU, la rappresentanza sindacale unitaria. Tutte le maestranze in campo, gelo con la procura che sull'AIA indaga il direttore dello stabilimento da pelo. Quindi via i sigilli a Fincantieri, oggi si riprende a lavorare. Andiamo a vedere un po' dell'articolo di Laura Borsani, i cancelli aperti alle maestranze diretti dell'appalto a partire dalle 6 del mattino. Lo stabilimento di Panzano riparte riconsegnando al quartiere la sua quotidianità scandita dalle sirene delle turnazioni di lavoro. Si ritorna alla normalità per i lavoratori ma anche per l'intera comunità monfalconese, per il suo territorio, un sospiro di sollievo potendo ricominciare a far vivere la fabbrica. La notizia del dissequestro è scaturita in tarda mattinata, seguita dalla convocazione aziendale della RSU di stabilimento. L'azienda ha quindi comunicato ufficialmente la ripresa dell'attività lavorativa di tutto il personale coinvolto nel ciclo produttivo del cantiere. Ma c'è un altro risvolto giudiziario, come abbiamo visto nei titoli appunto.
Sì, per i lavoratori è una buona notizia, però appunto c'è il risvolto giudiziario del fatto che è indagato il Attilio Dapelo, il direttore dello stabilimento. È stato notificato appunto al direttore un avviso di garanzia relativo a un procedimento per asserite violazioni della disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale. Questo è contenuto anche in una nota di Fincantieri. E poi ancora sempre per quanto riguarda Fincantieri, nuovi 110 assunti, oggi Confindustria schiera Squinzi. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, oggi sarà Monfalcone allo stabilimento Fincantieri che riapre i cancelli dopo il dissequestro. Lo ha detto all'Assemblea degli Industriali riuniti ad Asti. Oggi alle 10.30 presso Confindustria Friuli Venezia Giulia Ronchi dei Legionari è prevista una conferenza stampa alla presenza proprio del presidente Squinzi e del presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia Giuseppe Bono, che è anche appunto l'amministratore delegato di Fincantieri, e anche delle rappresentanze confindustriali locali. Intanto è stato rinnovato l'accordo di flessibilità per la direzione navi mercantili e questa è anche un'altra notizia che riguarda i lavoratori di quell'area. Allora, noi ci siamo occupati molto anche della questione Fincantieri, ieri abbiamo realizzato un servizio proprio appena saputa la notizia che i carabinieri del NOE si erano recati nello stabilimento di Panzano per togliere i sigilli. Vediamo. È durato una settimana il sequestro di quattro aree dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Oggi a mezzogiorno i carabinieri del NOE sono intervenuti per sbloccare le zone interdette dopo il via libera del Tribunale di Gorizia. Solo lunedì scorso gli stessi militari dell'arma avevano apposto i sigilli per problemi legati allo stoccaggio dei residui di lavorazione, lasciando a casa tra i 4.500 e i 5.000 lavoratori. Ora l'attività può riprendere a pieno regime, già da domani. Subito dopo la pubblicazione del decreto ad hoc del governo, che ha consentito anche la ripresa dell'attività dell'alto forno dell'Ilva di Taranto, i legali di Fincantieri avevano provveduto a notificare alla magistratura goriziana la richiesta di annullamento del provvedimento e oggi la decisione è arrivata rapidamente, in meno di due ore. Finalmente usciamo da una situazione che definirei kafkiana, ha commentato a caldo con evidente sollievo Giampiero Turus della FIMCISL. Una situazione che aveva scosso i lavoratori e l'azienda, arrivando anche ai vertici di Confindustria. È proprio il presidente Giorgio Squinzi tra i primi a prendere una posizione piuttosto dura sulla vicenda del sequestro. Sarà domani a Monfalcone per incontrare l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono. Sarà oggi appunto Squinzi a Panzano e anche a Ronchi appunto per questo incontro confindustriale. La notizia è stata riportata ad esempio anche dal sito di Trieste Prima, il quotidiano online di Trieste. Fincantieri dissequestrate le aree produttive del cantiere di Monfalcone, sollievo per i circa 5.000 coinvolti nella vicenda che ha visto protagonista lo stabilimento monfalconese. I carabinieri del nucleo operativo ecologico hanno tolto i sigilli alle aree poste sotto sequestro nei giorni scorsi nell'ambito delle indagini sulla presunta attività di gestione di rifiuti non autorizzata. E sempre sulla questione Fincantieri, il nodo dello stipendio sulla settimana a casa, ipotesi cassa in deroga ai diretti, altro iter per gli esterni. Previsto domani un incontro al Ministero, c'è anche appunto questo nodo da sciogliere, quello dello stipendio che chi è rimasto a casa per una settimana non ha percepito, insomma, non ha maturato. Quindi, secondo atto, la copertura economica a favore delle maestranze di Fincantieri per le giornate non lavorate. Si tratta di cifre importanti perché una settimana su quattro dell'intero stipendio mensile. Questa è la vicenda Fincantieri. Andiamo invece ora a parlare di un'altra questione che riguarda la nostra regione, ci spostiamo sul Messaggero Veneto. Qui il titolo è Roma ci scippa 15 milioni, la regione ricorrerà al TAR, scontro tra poteri. Il governo ha intenzione di prendersi la quota di fondi dell'Unione Europea per coprire le decontribuzioni. I prelievi forzosi sarebbero a carico solo di otto amministrazioni, pronti a resistere. La regione rischia di perdere 15 milioni di euro di contributi europei per occupazione e lavoro che il governo Renzi vorrebbe avocare a sé e
destinare a parziale copertura sulla decontribuzione garantita per le nuove assunzioni con la finanziaria, ma la Giunta, per evitare lo scippo della somma in caso di conferma della decisione romana, è pronta a presentare ricorso al TAR. Una vicenda che davvero farà sicuramente molto discutere, anche in virtù poi della specialità della nostra regione. Un fiume di denaro che arriva da Bruxelles per avviare progetti di rilievo strategico. Ecco di che cosa si tratta, di quali fondi stiamo parlando. Le prime due fasi di definizione del piano hanno riallocato un totale di risorse pari a 6,4 miliardi a dicembre 2012, è avvenuta la terza fase del valore di 5,4 miliardi destinati a misure con funzione anticiclica, oltre al conseguimento di obiettivi di salvaguardia di alcuni progetti di rilievo strategico. Quindi anche questa è una questione che staremo a vedere come andrà a finire. Sempre sul Messaggero Veneto, un'altra querelle, questa volta sulla tassa di soggiorno, e guerra tra assessori. Bolzonello contrario, Panontin favorevole. Ora la norma rischia di essere affondata. Commercianti e albergatori sparano a zero. Clamorosa presa in giro degli imprenditori. Quindi c'è questo battibecco sul un settore importante della nostra economia, quello del turismo, la polemica. Quindi la tassa di soggiorno rischia di aprire un nuovo fronte caldo all'interno della giunta regionale. La scelta di inserire dentro la legge sulla finanziaria, sulla finanza locale, scritta dall'assessore Paolo Panontin, la possibilità, pur in via transitoria, che i comuni capoluogo, ma non ancora quelli turistici come Lignano, Grado o Tarvisio, facciano pagare un conto supplementare per i pernottamenti nel proprio territorio, si scontra con la posizione del vicepresidente e assessore al turismo Sergio Bolzonello, storicamente contrario all'imposizione del balzello. Quindi anche qui staremo a vedere che cosa accadrà. Trovate appunto la polemica sul Messaggero Veneto. Torniamo ancora alla Grecia, la questione greca. Qui siamo sul Corriere della Sera. Merkel gela la Grecia, porta aperta ma lontani. Il vertice con Hollande, Tsipras, porterò al tavolo altre proposte. Lagarde, Christine Lagarde, il fondo pronto e il Fondo Monetario Internazionale pronto a ulteriori aiuti, ma prima Atene rimborsi. Quindi si dà conto di quanto accaduto ieri dopo il no al referendum in Grecia, appunto sulla moneta, sul piano, più che altro sul piano di rientro, insomma, del debito dell'Europa. La Grexit, qui è il titolo, il parere dell'economista: la Grexit costerebbe più dell'Argentina, l'Eurogruppo va ripensato completamente. Anche noi ieri siamo andati a sentire le parole di un esperto di economia, di un economista, proprio sulla questione dei riflessi possibili sull'economia della nostra regione locale, insomma, di questo no greco al referendum. Lo ha intervistato Enrico Scaramucci e si è parlato soprattutto dei riflessi sui piccoli risparmiatori. Sentiamolo. Dimissioni del ministro delle finanze Yannis Varoufakis. Piazza affari ai minimi da 5 mesi, meno 3,6%, spread a 164 punti. Le vendite sono arrivate puntuali sui mercati finanziari dopo la vittoria del no al referendum in Grecia, ma le dimissioni a sorpresa del ministro Varoufakis, per favorire l'accordo con i creditori, sembrano aver contribuito a contenere il crollo dei listini. Il ritorno al tavolo della trattativa, tra l'altro, non è così semplice. Le ipotesi di intesa viste fin qui sono superate e la BCE dovrà decidere se e quando chiudere i rubinetti, mentre è stato convocato per martedì pomeriggio l'Euro Summit straordinario sul tema. Abbiamo chiesto al professor Tullio Gregori, docente di economia monetaria internazionale all'Università di Trieste, di spiegare ai nostri telespettatori e soprattutto ai piccoli risparmiatori che hanno sottoscritto fondi di investimento o hanno in corso prestiti di varia natura, cosa potrà accadere nel breve e medio termine. Possiamo dire che già nei prossimi giorni, con le riunioni dell'Eurogruppo, cominciamo a vedere le varie proposte sul tavolo e quindi i nostri risparmiatori potranno farsi un'idea più precisa di quelle che sono le possibili evoluzioni future. Secondo lei la BCE orientativamente che convenienza avrebbe a alzare un muro nei confronti della Grecia, o anche per quanto riguarda appunto l'economia del resto d'Europa?
Beh, in questo momento è molto difficile che venga alzato un muro, perché significa semplicemente porre all'angolo il governo greco, cosa che in questo momento penso nessuno voglia. Diciamo che sarà da stare molto attenti per quanto riguarda l'emissione di liquidità alle banche greche, che in questo momento è molto ristretta e potrebbe provocare dei problemi nei prossimi giorni. A chi fa delle similitudini fra Grecia, Italia e Spagna? È vero che siamo anche noi così vicini a situazioni così pesanti? Diciamo che queste sono assolutamente delle situazioni non comparabili. La Grecia viene da due problemi molto grossi che si sono sviluppati nel 2010 e nel 2012, che non sono stati assolutamente risolti in ambito europeo e neppure di fronte al Fondo Monetario Internazionale. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con quanto riguarda la situazione italiana o la situazione spagnola. Queste dunque le parole dell'esperto in economia, e torniamo ancora a parlare un po' del caso Grecia con un altro articolo piuttosto curioso che trovate sempre sul Corriere della Sera, un ritratto di Varoufakis, il ministro appunto dimissionario, 54enne, greco naturalizzato australiano, studia all'Università dell'Essex in Gran Bretagna, professore di teorie economiche all'Università di Atene, e quindi Varoufakis, le prossime vite del signor V, amori, lezioni e magliette. Ha lasciato il ministero in moto con la sua compagna, appunto, quindi questo è il ritratto che si trova di ministro dimissionario. Torniamo invece alle cronache triestine, e in primo piano troviamo proprio in apertura della cronaca di Trieste il caso Cinghiali. Piano faunistico, le novità, più doppiette in azione per la caccia ai cinghiali. La regione concede la deroga a Trieste per fronteggiare l'emergenza. Autorizzati abbattimenti mirati e orari prolungati per l'attività venatoria. Un caso che ha fatto molto discutere nei giorni scorsi. Andiamo a leggere un po' dell'articolo di Giampaolo Sarti. Non se ne può più, protestano un po' dappertutto, dai rioni periferici della città ai paesi carsici, perché ormai il cinghiale ce l'hai sotto la finestra e davanti alla porta di casa di giorno e di notte. Stavolta la regione ha deciso di intervenire con un vero e proprio piano per l'abbattimento. Il documento varato lo scorso venerdì in giunta ufficializza una serie di via libera per arginare il fenomeno. Non un far west, avverte subito l'assessore regionale competente Paolo Panontin, ma un modo più efficace per gestire l'emergenza. Il provvedimento tocca soprattutto Trieste, che mal sopporta la proliferazione degli animali selvatici. L'area, così come tutto il Friuli Venezia Giulia, sarà sottoposta a un'attività ordinaria, ma qualora non bastasse la pressione venatoria potrà aumentare. In sostanza, se gli obiettivi di riduzione dei capi non dovessero essere raggiunti e a fronte di danni effettivi causati dagli animali, i piani di intervento possono essere rivisti e integrati considerando anche lo sforzo di caccia. Quindi più doppiette in azione per la caccia ai cinghiali. C'è anche l'intervento del vicepresidente della provincia Dolenz. Secondo il report della provincia, tra il 2014 e il 2015 sono stati eliminati 509 animali su 792 previsti dalle pianificazioni. E ancora qui c'è una sorta di cronistoria di quanto accaduto nelle scorse settimane: dall'assalto a Longera al blitz di Chiadino, due incursioni tra le case a pochi giorni di distanza l'una dall'altro, ferito un uomo di 73 anni, lo ricordiamo appunto quello che è accaduto qualche settimana fa, Bruno Zerial, che ha passato appunto un brutto quarto d'ora e molti giorni in ospedale. Il 73enne è assalito da un cinghiale nella sua casa di Longera a fine maggio, e poi c'era appunto l'episodio di Chiadino in cui il cinghiale era stato abbattuto. Ora siamo pronti per collegarci con la sala operativa della polizia locale per parlare del traffico in città. Abbiamo al telefono con noi il tenente Donatella Colarossi. Buongiorno. Buongiorno anche a lei e a tutti i telespettatori. Per oggi ho poco da dire al momento, in quanto il traffico è assolutamente scorrevole e scarso. Non ci sono grosse novità sul fronte dei cantieri nuovi, e per quel che riguarda i lavori pianificati nella giornata di oggi,
Continua, ecco, ricordo che continua ancora oggi e domani la chiusura della via Buonarroti per un lavoro urgente e questa notte ci sarà, a partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domattina, ci saranno lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale nella zona di Viale Miramare, nel tratto di via Grills tra Miramare e il locale La Marinella, Cerreto, Bovetto e via dicendo. Questa è la zona prevista dove sono pianificati i lavori. Altre cose al momento non avrei. Benissimo, allora per il momento lasciamo al suo lavoro, la ringraziamo e ci sentiamo fra circa un'oretta. A più tardi. A più tardi, grazie, buona giornata al tenente Colarossi. E noi proseguiamo, torniamo ancora al nostro computer, però per la pagina del tempo, perché completiamo proprio la pagina del traffico. Allora, queste sono le previsioni del tempo secondo l'Osmer ARPA regionale. Per oggi su tutta la regione avremo cielo sereno, poco nuvoloso. In pianura farà molto caldo con afa opprimente che si sentirà anche sulla costa nonostante i venti di brezza. Sulla zona montana saranno possibili nel pomeriggio temporali di calore che potrebbero successivamente interessare anche altre zone della regione. Non è escluso qualche temporale più forte, quindi le temperature saranno in pianura tra i 21 e i 24 gradi le minime, tra i 34 e i 37 gradi, quindi farà davvero molto caldo, leggermente più fresco sulla costa dove le massime sono previste tra 30 e 33 gradi, però le minime sono ancora più alte, quindi 25-28 gradi le minime, davvero giornate di grande caldo. Poi più tardi andremo a vedere anche quella che sarà l'evoluzione e le previsioni per la giornata di domani. Intanto vi ricordo che fra poco avremo ospite in studio Nerio Neslade, che è sindaco di Muggia, nonché segretario provinciale del Partito Democratico. Se vorrete fargli le vostre domande e le vostre segnalazioni, potrete farlo come sempre al nostro numero 040 31 39 93. Allora, torniamo ancora per qualche minuto alla lettura dei giornali e vediamo, quindi abbiamo parlato dei cinghiali. Andiamo a vedere invece la cronaca cittadina, in questo caso la cronaca politica. È un caso curioso che si è verificato al Consiglio Comunale. Furlanic, che abbiamo avuto, il presidente Furlanic, che abbiamo avuto ospite qualche giorno fa proprio qui a Sveglia Trieste, Furlanic il greco imbarazza gli alleati PD. Show pro Tsipras del presidente dell'Aula che chiede le dimissioni di Renzi. Bandelli ironizza, Grimm prende le distanze. Andiamo a vedere un po' dell'articolo di Giovanni Tomasin. Il Consiglio Comunale di Trieste ha da sempre una spiccata tendenza a privilegiare i grandi temi, spesso ben più grandi dei confini cittadini. Il riferimento è ad altre polemiche proprio su casi trattati di livello nazionale e internazionale. Come farsi mancare quindi la possibilità di un bel dibattito sull'esito del referendum in Grecia? L'occasione stavolta non se l'è lasciata sfuggire il presidente dell'Aula Istok Furlanic, autore assieme al consigliere del gruppo misto Paolo Bassi di una mozione in cui si esprime il pieno sostegno triestino alla causa del Partenone e si chiedono, squillo di tromba, le dimissioni del presidente del Consiglio Matteo Renzi, visto appunto come un homunculus italiano di Nostra Signora di Berlino, Angela Merkel. Che ne pensino poi i greci, si tratta di una professione di fede internazionalista che trova in disaccordo la segretaria regionale del PD Antonella Grimm, che siede sugli stessi banchi di Furlanic, e suscita il sarcasmo del capogruppo di un'altra Trieste, Franco Bandelli. A questo punto mi aspetto che chiedano le dimissioni di Cosolini. Insomma, questo caso accaduto al Consiglio Comunale di Trieste. Poi adesso andiamo ancora alla cronaca nera invece e si torna a parlare del caso degli abusi su minore. Sessa tace dal giudice, si avvale della facoltà di non rispondere il gestore di Trieste Oggi, accusato di violenza ai danni di uno stegista di 15 anni. Non una parola sulle attenzioni particolari nei confronti di un ragazzo di 15 anni affetto da problematiche a livello cognitivo che frequentava uno stage dedicato
alla grafica con il computer, non una parola, sui tentativi di fare sesso che hanno sconvolto il giovane ospite, al quale faceva vedere anche dei film porno per scaldarlo. Andrea Sessa, 36 anni, l'editore che gestisce l'emittente Trieste Oggi, è recentemente rilanciato ha rilanciato Teleantenna, colpito da un ordine di custodia cautelare richiesto dal PM Giorgio Milillo per violenza sessuale, rimasto zitto davanti al GIP Laura Barresi. Quindi questa vicenda è riportata quest'oggi anche sul Piccolo. Questa è la notizia, quindi noi stiamo concludendo la prima mezz'ora della nostra trasmissione. Vi ricordo ancora una volta che fra poco avremo ospite il sindaco di Muggia, Nerio Nesled, e che allora una brevissima pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo. Bentornati in diretta con Sveglia Trieste e benvenuto a Nerio Nesledek, sindaco di Muggia. Buongiorno. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Lo ricordo, appunto, sindaco di Muggia, nonché appunto segretario provinciale del Partito Democratico. Nonostante i tanti impegni riesce a trovare il tempo, però mi diceva prima che ha già fatto tante cose, quindi insomma non è un grosso problema. Come insomma, sindaco siamo sveglia, diciamo infatti, al momento in cui il lavoro impegnativo. Si condisce la pietanza. Ecco, insomma, si tirano un po' le somme. Dopo averla anche cucinata, vero? Sì, ecco. Sì. Allora, abbiamo subito una telefonata al sindaco, non riesco neanche a farle una domanda. Vediamo che cosa ci propone il nostro telespettatore o telespettatrice. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Senta, ieri non sono riuscito a prendere la linea. Sì. Per interloquire con il vostro ospite. Francesco Russo, sembra, non mi ricordo il nome. Francesco Russo, sì. Sempre del PD. Sì. E volevo approfittare adesso della simpatia del sindaco De Muggia, che se mi dà una risposta, perché ieri non ho ben capito una domanda. Allora, tagli sulla sanità. La sanità viene tagliata perché non vuol fare i doppioni. Se prova, casomai se torna in Drio, adesso io de moda, se prova, casomai se torna in Drio. Non è che se puoi fare un discorso di ripeta cosa femo, no, prima se prova, dopo casomai se torna in Drio. Comunque, tagliamo la sanità, no? Per niente doppioni. Mi sembra che a Udine il doppione rimani. Seconda domanda, sì? A questo suo discorso, cosa state abbinando i 140 o 150 milioni che veniva subito spesi per Catinara? Allora, tagliamo o non tagliamo? O se è propaganda elettorale? Domanda. Grazie. Capito, grazie, buona grazie, buona giornata. Insomma, il tema è quello della riforma sanitaria regionale, no? Di cui abbiamo parlato molto anche ieri nel corso della trasmissione del mattino. Ma oddio, credo sarebbe una pessima propaganda elettorale, come dire, proporre dei tagli, no? Allora, bisogna fare un pochino d'ordine. Innanzitutto, questa non è una riforma che parte, si sperimenta, si torna indietro. Questa è una riforma che parte e non si ferma più. E sarà una riforma che, come dire, la prima dopo 30 anni, no? Erano gli anni 90, la prima che coglie tutti i cambiamenti che ci sono stati non solo nella società, ma anche nella medicina. Una volta era importante, si andava in ospedale per curare, come dire, la parte acuta, ma in verità per curare un po' tutte le malattie. Adesso la medicina ha scoperto, sa da tempo, che la gran parte delle malattie che ci affliggono, che sono quelle più comuni, il diabete, la cardiopatia ischemica, gli stessi tumori, vengono meglio curati in casa e si va in ospedale soltanto per fare determinate terapie. Questa è la base di partenza di una riforma che è partita, anzi deve ancora tutto sommato partire, sta scaldando i motori e non tornerà certamente più indietro. E mette il cittadino al centro e sposta delle risorse, non taglia sostanzialmente se non quanto previsto dalle leggi nazionali, anzi anche di meno rispetto alle altre regioni, semplicemente sposta le risorse dagli ospedali che non sono pienamente utilizzati, che si dica, al territorio dove c'è bisogno invece di assistenza continua e qualificata. Tutti sappiamo che essere assistiti a casa dagli infermieri con il medico
di medicina generale che ti viene a seguire, andando in ospedale, facendo solo quelle cose specialistiche che si devono fare in ospedale, accelera la guarigione e la ripresa. Per i doppioni, qui c'è una grossissima confusione, nessuno taglia reparti. Questa è una cosa fondamentale da capire. Quello che invece non ci saranno più, ci saranno due primari, ma il reparto di chirurgia, i due reparti di chirurgia diventeranno un reparto più un reparto, non che un reparto se ne andrà via, non ci sarà più il primario, ma questo non risponde soltanto, questo è anche molto importante, alla necessità di risparmiare, anche, certo, ma non soltanto, a questo, ma certo, risponde alla necessità di organizzarsi con un'unica regia, di avere più pazienti e più casistica in modo da fare più esperienza e di diventare dei centri di maggiore specializzazione nel momento in cui una chirurgia, invece di avere 50 interventi all'anno, 50 interventi all'anno, se ne ha 100 interventi con un'unica direzione, diventa qualcosa di più importante, oltre a far maggiore forse esperienza. Si spera tutto anche quanto in una migliore organizzazione, quindi tempi di attesa, quello che dicevo prima, ma sì. Migliorati anche. Il messaggio che deve essere molto chiaro è che non si tagliano reparti, si tagliano primariati, e si organizza e si accorpano le organizzazioni. In Friuli, il Friuli una volta tanto, devo dire la verità, ha patito più di noi da questo punto di vista. Ecco, quindi non è vero, insomma, non è vero. Una diceria, insomma, questo fatto che a Udine non si tagli, a Trieste sì. Abbiamo un'altra telefonata. In questo caso sì. In questo caso, in altri casi magari so, è successo. Dipende da caso a caso. Allora, abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto, buongiorno. Sì, buona giornata, posso parlare? Prego, sì, come si chiama? Sono la signora Mariella, è la terza volta che sempre per questo motivo io telefono. Ci dica. E rinnovo nuovamente l'appello affinché vengano ripristinate le mattonelle gialle mancanti sul marciapiede tra via Molino a Vento all'incrocio con largo Pestalozzi e via del Veltro, che anche ieri è stata segnalata qualcosa proprio su quella via. È vero. Queste mattonelle sono soprattutto utili per gli anziani e per i non vedenti, e ne mancano tre. Ecco, anche qui, scendendo da via Molino a Vento per oltrepassare la via del Veltro, si va a prendere l'autobus, che sono tre linee, e lì è pericoloso perché nessuno si ferma e lì non abbiamo strisce pedonali, non abbiamo niente, è un incrocio per scendere tra via Molino a Vento e via del Veltro. E quello proviamo... che è pericoloso, molto, anche ieri hanno segnalato, è vero, qualcosa del anche genere. Un'altra signora segnalava più o meno la stessa cosa, in più sì, la signora aveva la signora anche un deambulatore, mi pare. Sì, quindi... non ha messo in rilievo la mancanza di queste mattonelle. Capito. E divide la via, via del Veltro con via Molino a Vento. Si va a prendere l'autobus e lì nessuno si ferma perché tutti scendono. È chiaro. È pericoloso lì, molto pericoloso, se no bisognerebbe andare quasi all'inizio di sulla via Pestalozzi, ma la parte molto in alta, certo, perché solamente lì dove ci sono i taxi, solamente lì ci sono le strisce pedonali. Le strisce, ma se chiaro. Vogliamo scendere in città, insomma. È chiaro. Proviamo a rinnovare ancora una volta l'appello. Ringrazio e grazie signora Mariella, e rinnoviamo appunto l'appello agli amministratori. Sì, avrò occasione proprio domani di vedere altri motivi il sindaco Cosolini. Benissimo. Glielo farò volentierissimo presente. Benissimo, grazie, perché appunto abbiamo risolto anche piccoli grandi problemi anche in questo modo. Certo. Per esempio penso al un piccolo problema al bagno del Pedocin che era stato segnalato più volte. Sono problemi piano, in verità importanti, certo, sono problemi infatti, di ogni giorno. Piccoli, grandi, infatti, piccoli soltanto perché la signora diceva che si tratta di tre mattonelle. Per un amministratore, forse... insomma, il piccolo non esiste. È vero, è vero. Il piccolo non esiste. Il problema di ciascuno è un problema. È sicuramente da tenere in considerazione. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sì, io buongiorno. Mi chiamo Lucia. Lucia. Buongiorno a lei e al sindaco della sua meravigliosa città. Allora, io grazie. Posso parlare? Sì, prego. Allora, io parlo per interposta persona, parlo per un signore novantenne. Mm-hmm. Allora, questo signore fa la tessera annuale in gennaio, dicembre, quando le scade l'anno, lui la fa. Si trova su un bus... Mm-hmm. E ha la tessera annuale, solo non ha la tesserina, una tesserina che è venuta dopo. Bene, le danno la multa di 76 euro.
lui va in via dei maestri dove si va a protestare, a contestare, e le danno la tesserina, le danno un involucro, le mettono tutto insieme e va via felice e contento dicendo che la multa non la pagherà. Dopo due mesi sono arrivate 126 euro di multa, non le ha volute pagare. Chi ha portato la multa ha detto: guardi che la multa aumenterà. Allora io dico, sa dov'è l'errore? Quando lui è andato all'ufficio della CEGAS doveva pagare 5 euro, l'impiegato che era dietro il bancone non gli ha detto niente. Allora questo signore adesso è in contenzioso, non vuole pagare, però lui è un utente che ha pagato 365 euro, bla bla bla, bla non so quanto, in tesserina, e in più è multato. Allora, io mi prendo carico di questa cosa perché lui non riesce. Ecco, vorrei sapere come devo fare per estinguere questa multa ingiusta, insomma. Mi scusi, lei ha parlato di Acegas, forse voleva dire Trieste Trasporti? Quindi il signore si è rivolto a Trieste Trasporti, gli hanno detto che non doveva pagare, poi invece gli è arrivata la multa maggiorata. Sì, ma sa perché? Sa perché? Sì. Per un errore del signore che era dietro il tancone, che faceva la figura. Perché non ha preso questi 5 euro, insomma. Questi 5 euro. Capito. Grazie di averci segnalato questo fatto che riguarda poi una persona anziana. Io posso dare un piccolo consiglio, prego. Nel senso che so che c'è un ufficio pubbliche relazioni della Trieste Trasporti che funziona molto bene, con delle persone molto gentili, io consiglio di rivolgersi lì. Io sono sicuro che avrà la signora e il signore avranno assistenza da questo punto di vista. Sicuramente, benissimo, grazie. Ci faccia sapere magari com'è andata, se si occupa lei appunto di questo caso, di questo signore, perché immagino sarà un po' difficile, anche se poi insomma è andato di persona anche. Questo è talmente tanto particolare il caso, infatti, che non saprei dare davvero ulteriori spiegazioni. Benissimo, allora speriamo insomma di vedere risolto anche questo problema da parte di questa signora, la signora Lucia che ha telefonato. Sindaco, vediamo se ci sono altre telefonate subito, oppure ecco, adesso non vedo nella grafica la grafica del telefono, quindi posso magari parlare un attimo di più con lei. Volentieri. Che non siamo riusciti proprio nemmeno a salutarci all'inizio. Allora, in questi giorni Muggia è tornata, diciamo così, agli onori delle cronache. Mai passata di moda. La signora diceva la sua bellissima città, anche per la questione dell'accoglienza ai profughi, no? Questo hub, così si chiama adesso, insomma, questo centro di accoglienza temporanea di queste persone che fuggono dai loro paesi per un'accoglienza proprio temporanea di pochi giorni. Come sarà strutturato? Come avete qualche informazione in più? Lei inizialmente aveva detto che non era stato informato. È così. Ecco, ci spieghi bene. Insomma, diciamo informato. Diciamo che io, al di là delle notizie giornalistiche che sono strutturate in maniera tale che si deve dare una notizia, quindi è normale che sia così, ma al di là di questo io credo, anzi sono certo, che la faccenda è ancora in evoluzione, che ci sia necessità di costruire queste strutture che impediscono che ci siano, come dire, delle persone che vagano in giro e che rispondano all'esigenza, diciamo, di accogliere, identificare, dare un primissimo, come dire, approccio di carattere anche sanitario e poi decidere dove queste persone, innanzitutto se devono rimanere e dove dovranno rimanere. Che ci sia questa necessità, io credo non ci sia nessun dubbio. D'altra parte, come tutti sanno, siamo soltanto uno dei 5 o 6 hub che sono previsti in regione. Regione che è al crocevia proprio di quella rotta che viene definita rotta balcanica, quindi non nulla a che fare con i migranti che arrivano con i barconi dal Nord Africa, eccetera, ma sono le vie di terra che passano proprio attraverso la Grecia, tra l'altro, gente che per la maggior parte arriva dall'Afghanistan, che arriva dall'Iraq e che fuggono, come tutti possono ben capire e immaginare, da situazioni terribili. Abbiamo notizie di donne decapitate perché streghe, abbiamo notizie, insomma
sappiamo benissimo da dove questa gente fugge. Che questo sia un problema, credo nessuno possa negarlo, tantomeno il sottoscritto da amministratore, men che meno da segretario, da responsabile provinciale del Partito Democratico. Però che questo problema o si faccia finta che non esiste, oppure si risolva con strumenti che ripugnano personalmente alla mia coscienza di uomo e di persona che vive in una società civile, è un altro discorso. Noi crediamo che il problema debba essere riconosciuto, noi crediamo che il problema debba essere affrontato, e per essere affrontato non c'è altro modo che affrontarlo tutti insieme, sia dal punto di vista dell'accoglienza diffusa, che è un'idea, se dopo avrò occasione di spiegarla potrò spiegarla un pochino meglio, che deve, come dire, coinvolgere la maggior parte dei comuni possibili, sia naturalmente in un contesto, in un ambito europeo, dove ciascuno deve fare la sua parte, sia i paesi prima di noi, cioè quelli che sono attraversati, che voglio dire, secondo il protocollo di Dublino dovrebbero loro accollarsi, sia ex post a valle, nel momento in cui invece si tratterà di creare delle accoglienze per queste persone. Quello di Muggia però in questo momento riguarda questo primo centro, diciamo di accoglienza, non è il termine esatto, ma così dovrebbe essere, dove queste persone dovrebbero essere appunto identificate, valutate dal punto di vista del diritto a chiedere asilo, perché effettivamente dei migranti profughi da zone di guerra o che scappano da certe situazioni, e poi eventualmente distribuiti. Quindi una permanenza breve, sicuramente breve. Molto breve. Allora, abbiamo un'altra telefonata, vediamo che cosa ci propongono. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì? Sì, buongiorno. Ma io sono sempre che aspetto qua. Adesso è in linea. Adesso è in linea, può parlare. No, è lei. Sono io? C'è lei. È lei. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama? Barucia. Bancia? No, Barucia. Barucia. Barucia? Sì. Ah, ok, ci dica. Allora, buongiorno. Buongiorno di nuovo. Ci dica tutto. Allora, io per fortuna ho scoperto questo Sveglia a Trieste. Siccome che io ho problemi gravi di salute, sono cardiopatica grave e ho problema pronto soccorso. Mm-hmm. Lì, quelle lì, aspettano solo pronto soccorso. Fine del mese, come infermiere sono tutte da buttarle via, tutte, maggior parte tutte, fatto che tante ragazze che sono diplomate, che aspettano un posto di 2000 persone, sono arrivate e una hanno prese, siccome che ogni volta che vado lì mi chiedono e vuole firmare, vuole andare via. E io gli rispondo tante volte e non gli do questa occasione. Poi dopodiché sono costretta, perché lì stare in un letto tutta la notte, se tutti ho soldi persi al mio punto di vista, ogni modo. Ma scusa, allora mi devo aver paura andare lì ogni volta che mi prende petto, fa male. Adesso come questo tempo caldo non arrivo neanche a respirare bene. Qualsiasi cosa aspetto solo che a morte. Allora cosa se tiene queste infermiere? Che dottori sono quelli lì? Ma cosa aspettano, fine del mese? Come ripeto? Non so, spero che qualcosa cambi, visto che anche il sindaco qua de Democrazia Cristiana, in ogni modo che loro cercano di far vedere a chi lavora e come si lavora in giro. Ho lavorato tutta la vita, caspiteria, guadagnavo soldi col sudor e adesso che sono malata, che ho bisogno dei dottori, neanche mi guardano. Fanno quel finta. Capito il senso della sua protesta, più o meno, insomma, sull'assistenza che ritiene, insomma, non adeguata nel suo caso. Beh, per questi suoi problemi bisognerebbe valutare da caso a caso. Beh, innanzitutto io sicuramente nella mia vita
ho avuto i paracarri rimangono immobili, ho avuto sicuramente delle evoluzioni, però ancora esponente della Democrazia Cristiana. Ancora no, anche perché insomma la Democrazia Questo Cristiana in questo momento non esiste, o quasi, insomma, esiste. C'è qualche tentativo. Sì, però... sì, ma insomma, battute a parte, beh, insomma, due cose devo dire innanzitutto, e non solo dal punto di vista professionale, non solo dal punto di vista medico, ma io debbo difendere assolutamente la categoria, si fa per dire categoria, insomma, ma gli infermieri, tutti gli operatori sanitari, perché in situazioni davvero difficili in verità danno il massimo che possono dare. Bisognerebbe fare qualche turno serale in qualche reparto di medicina generale per capire, non solo nei reparti di medicina generale, sia chiaro, per capire che razza di abnegazione invece, che razza di capacità hanno gli infermieri e gli operatori sanitari, che sono oggettivamente in un momento di difficoltà. Questo è un punto. Secondo punto, ci riagganciamo perfettamente al discorso di prima. Questa è una signora, da quel che io ho capito, insomma, da quel che posso immaginare pur senza conoscere il caso, che non ha bisogno dell'ospedale. Il fatto che lei abbia detto ogni volta che mi vado in pronto soccorso significa che c'è qualcosa a monte che non funziona, perché o una persona ha una malattia cardiaca, in questo caso così grave da dover rimanere in ospedale per sostituire una valvola, per fare un bypass eccetera, oppure vuol dire che a monte il servizio territoriale non è in grado di dare delle risposte che probabilmente potrebbero e dovrebbero essere date dal medico di famiglia e anche ovviamente dalle strutture tipo il cardiologo sul territorio. Ecco che allora il pronto soccorso si scaricherebbe. È un esempio classico di quello che... Non costringerebbe più la signora ad andare... E non costringerebbe più la signora certamente ad andare in... Questo è un esempio che casca proprio a fagiolo rispetto a quello che dicevamo prima. Esatto, il discorso che facevamo prima con l'altro telespettatore. Certo. Allora, un'altra telefonata subito, siete sempre molto numerosi la mattina. Pronto, buongiorno. Ma non dormi la mattina. Buongiorno, sono Fulvia. Buongiorno. Fulvia? Buongiorno. Sì. Buongiorno. Volevo intanto ringraziare per la presenza del gradevolissimo sindaco di Muggia. Grazie. Come ho già detto un'altra volta, una persona meravigliosa, e non sono del suo partito. Quindi, nessuno è perfetto, non so se io come segretario del partito o lei come non iscritta, lasciamo perdere, nessuno è perfetto però. Beh, non sono iscritta, ma non so, era una battuta. Non so per chi votare. Ma non si preoccupi, questa mattina non parliamo di questo, parliamo di altro. No, sono in bilico, volevo solo dire che non è un complimento da parte di una persona per il momento interessata alla politica. Per cui molte grazie per la chiarezza, perché qui in famiglia abbiamo malati e abbiamo figli medici ospedalieri, quindi siamo dentro fino al collo nella questione. Certo. Quindi molte grazie, perché per la prima volta comincio a capire qualcosa, è la prima volta che sento tanta chiarezza. E poi altro ringraziamento a una persona del suo partito che mi auguro di vedere presto in trasmissione, l'assessore Famulari, che è una persona che sta facendo cose veramente giuste. Un grande lavoro, se mi posso permettere, in silenzio, senza clamore, ma un grandissimo lavoro, è vero, concordo. Chiamiamo sempre Laura Famulari. Scusi, l'ho interrotta, mi scusi. Molto, molto volentieri. Prego, signora Fulvia, vado No, avrei finito qua. Era una telefonata di ringraziamenti di loro. Ecco, tutto qua, grazie a voi. Grazie e buona giornata. Grazie signora Fulvia, continui a seguirci, molto carina la signora. Sì. Chiameremo sicuramente anche l'assessore Famulari. Sì, sta facendo un lavoro enorme, è guardate, vero, enorme. E si presta sempre molto. Non sta sui giornali. È vero, senza clamore. Senza clamore, lavora moltissimo. È vero, è vero. Beh, questa, se posso permettermi, prego, un piccolo sconfinamento nella politica, se me lo posso permettere. Certo, questa è la cifra di questa amministrazione triestina, però, devo dire la verità. Cioè, diciamo, qualche volta viene scambiata anche per scontrosità, talvolta viene scambiato quasi per snobismo, no? In verità sono persone che lavorano moltissimo, un po' nelle retroguardie. Dal punto di vista politico un po' troppo nelle retroguardie. Dovrebbero vendersi un pochino meglio, La comunicazione a volte, comunque, meglio avere dei risultati. Tante volte lavorando non si ha tempo a comunicare. È vero, questo è anche un dato di fatto. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono la signora Ada. Buongiorno. Vorrei parlare un momentino con il sindaco buongiorno. Di Muggia.
E dunque, prima direi molti anni fa, cioè parliamo, lo so, di quanti anni fa. Dunque c'era Milutino che faceva il sindaco a Muta, Giulio Milo. Non so se era conosciuto. Ah, Milo, Sergio, non Giulio, Sergio. Sergio Milo con una L, sì. Sì, con una idea, lui è appunto mio cugino e suo padre era titolare del campeggio Lazzaretto. Sì. Purtroppo non c'è più, no? Purtroppo non c'è più, un paio d'anni fa. L'ex, diciamo, il sindaco Sergio Milo non c'è più, purtroppo. Ma lo dicevo per i telespettatori. Pensavo che lei mi parlasse del campeggio, perché c'è tanti anni che non ci vado da quella parte. C'è, per fortuna. Però io voglio dire una cosa, che verrebbe rovinata veramente la zona del campeggio mettendo gli immigrati dove sta dicendo lei. Io capisco che questi immigrati però che vengono a fiumi di immigrati o per via terra o per via mare, mi sembra insomma che siamo proprio nella fogna assoluta, perché noi paghiamo ma loro vengono pagati da noi, mantenuti, e noi ci togliete da noi, i pensionati o i lavoratori, no, perché questo motivo qui c'è fare delle scelte così? Ci sono su a Patriziano le case dei profughi, perché non li mettete nelle case dei profughi? E giù proprio quella costa lì che è una meraviglia, mentre ancora gli immigrati verrà ancora dei disastri, perché c'era anche la caserma dei carabinieri, lavoravo anche lì perché ero la nipote, per cui la cugina e assieme a mio marito, che era lui lavorava in ufficio. Signora, io ho dei bei ricordi di Lazzaretto. Signora, adesso chiediamo al sindaco allora perché e come mai è stata scelta proprio questa struttura. Intanto grazie e buona giornata. Come mai appunto è stata scelta proprio quella struttura? Un paio di cose bisogna dirle e chiarirle, no? Allora, innanzitutto, prima cosa da chiarire, nessuno ha scelto quella struttura definitivamente. Virgola, men che meno il comune, che non ha nessuna potestà di scelta. Punto che deve essere molto chiaro. Noi ci siamo ritrovati, come tutti i cittadini, con questa proposta. Secondo punto, attenzione che questa è ancora una proposta. Tanto è vero che proprio con i titolari del campeggio di cui parlava la signora, ma non c'è solo il campeggio, ci sono delle attività commerciali e turistico-ricettive in quei luoghi e con dei cittadini ci siamo già incontrati, ci siamo reciprocamente espressi le nostre perplessità, soprattutto alla luce del fatto che esistono nel territorio comunale e non solo nel territorio comunale delle altre strutture che a nostro avviso potrebbero essere alla necessità meglio adatte. Questo è un altro punto fondamentale. Noi pensiamo che, rispetto a quello che diceva prima, che la cosa si debba assolutamente fare, noi non possiamo permetterci, ma al di là del nostro dovere umano, mi si dice, ma perché tu dici che bisogna fare? Io non sono, lo dico molto francamente, uomo che nella vita ha frequentato moltissimo le parrocchie e le chiese, no? Perché così? Perché nella vita mi è capitato così, fermo restando che poi nulla si può mai dire, certo, rispetto all'età che avanza. Però in questo caso, quando ci sono delle persone che mi dicono non va, io dico, ma ascoltate quello che vi dice il vostro parroco durante l'omelia. Qui si tratta non si tratta di valori, come dire, politici, qui si tratta di valori umani e io dico anche di valori religiosi, che coincidono perfettamente. Si tratta di essere uomini e non bestie, si tratta di non chiudere gli occhi di fronte a quello che durante tutta l'evoluzione del mondo. Sa, c'è una cosa simpaticissima sul giornale di ieri, e poi io vorrei continuare anche però a dire ancora alcune cose. Sul giornale di ieri c'è un articolo piuttosto
provocatorio per certi versi, ma molto interessante, sulla terza pagina del Piccolo, di un antropologo, credo si tratti, che racconta come in verità chi dovrebbe temere di essere contaminato geneticamente sono gli africani e non noi, perché loro sono i puri e noi no. Era molto divertente e anche molto interessante, certo, da questo punto di vista. Ma sono centinaia di migliaia di anni che l'evoluzione, che l'umanità è evoluta, perché i geni si sono arricchiti quando ci sono stati dai barbari, insomma, eccetera eccetera. Ecco, questo non significa, come dicevo prima, che non ci sia un problema reale, però io devo anche dire, mi spiace, devo contraddire un pochino questa signora molto gentilmente, che arrivano gli immigrati, non si farà più il bagno. Io ho sentito gente che ha detto non potremo più andare in due pezzi, non potremo più andare in bikini perché ci sono gli immigrati che per le loro convinzioni religiose non ce lo permetteranno. Su via, io credo che dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Detto questo, è vero che quella localizzazione non è una localizzazione a nostro avviso adatta. Io ne sono perfettamente convinto, ho sollecitato la prefettura che ha in capo, e lei che comanda, a rivedere questa situazione. Ne ho parlato anche con l'assessore Torrenti e io credo che ridiscuteremo. Ecco, fermo restando che per me è un dovere morale e civile dare risposta a queste persone. Fra l'altro, nel frattempo abbiamo trovato anche l'articolo, è bellissima, di cui, ecco, i Tuniz. Si parlava ieri di Tuniz, appunto, le razze non esistono, siamo il frutto di unioni con altre specie umane. Quindi, seguendo i fatti di cronaca, ascoltando certi talk show, continua a sobbollire la questione, appunto, della razza. Così no, esordiva l'articolo ed era molto molto divertente. Sì, era molto interessante. Lui dice che è molto più probabile trovare delle differenze genetiche tra due persone bianche, di razza, che tra una persona nera e una persona bianca. Vabbè, è abbastanza tecnico come, certo, discorso, ma rende l'idea. Rende sicuramente. Allora, noi adesso dovremmo fermarci per una breve pausa pubblicitaria. Un attimo di pazienza, chi è attesa al telefono risponderemo subito dopo, fra poco. Allora, bentornati in diretta, siamo ancora a Sveglia Trieste con il sindaco di Muggia, Nerio Nesledek, che sta rispondendo alle vostre numerose domande. Gli argomenti sono come sempre più disparati, certo, vanno insomma dal problema piccolo grande, come dicevamo prima, del marciapiede, della mattonella, a temi anche che riguardano tante persone, no? Le migrazioni, i profughi, eccetera. Allora, abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto, buongiorno. 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 Sono sempre io, la Baruccia. Ci dica. Ah, adesso non so chi rispondere, la TV o lei. Allora, siccome che sono stata già 5 minuti fa a chiamare il sindaco, sì, morale della favola, non è che mi ha dato granché risposte. Io ho già avuto due infarti e due interventi al cuore. Del medico di casa qualche volta ci vado, ovviamente, chiunque questo sa. Ogni modo mi dice pure lui, lei deve andare in pronto soccorso perché io non li posso aiutare. Certo. Praticamente ci vado lì e dormo tutta la notte in letto in ospedale e nessuno mi guarda. Allora, abbiamo capito, cosa, certo, devo fare io? Allora, a questo punto io non so cosa fare, avevo paura. Okay. Tra l'altro, come l'avevo detto il sindaco, lì non c'è organizzazione bella, neanche infermiere, non è che hanno comportamento dell'infermiera, quelle lì dovrebbe stare qualcuno che li osserva, perché loro prendono bei soldi. Io ho pensione da 500 euro, dove vado con 500 euro? Già soffro. E adesso, grazie a Dio che questa è arrivata una occasione che potremo rivolgersi a qualcuno, io soffro dei dolori e ho paura e aspetto morte qua. Se mi succede questo, almeno qualcuno ho chiamato e ho avvisato cosa succede dentro nell'ospedale Catinara. Soprattutto parliamo di Catinara. Quelle lì dovrebbero andare, comportamento, tutte scavare le strade. Noi infermiere, una volta era le sore, funzionava qualcosa, si curava, ora non c'è più niente. E un malato cosa deve fare? Poi i soldi sono presi, Stato l'ha preso i nostri soldi, la capisci questo? Stato ha preso i nostri soldi, però tutti quando che
che servi punteggi, voti, e dopo per fare qualcosa nessuno fa niente, tanto uno malato devi crepare da solo in casa. Io sono sola, ecco, e sto male e ho paura tutta la vita di aver paura come mi fanno trattare su. Sono stufa, quando mi dicono qualcosa, signora se la vuole, vuole andare a firmare, qualche volta le dicono che non soddisfazione questa. Capito. E in ogni modo poi mi stufo che vedo che non mi guarda, una volta almeno veniva il dottor Sinagra, l'ha detto primario, che noi siamo primi che dobbiamo essere controllati, mi non vedo un cardiologo, nessuno mi fa quei prelievi, mi dà qualche volta, mi dà qualche terapia e qualche volta niente, perché capito, sono costretta signora poi a darmene via. La prego sindaco, la prego, visto che lei ha avuto voti tanti, che gente che sta male, gente che ha problemi tanti, che comincia da noi, perché noi siamo quelli che paghiamo tasse, sopravvivo come una disgraziata qua, come dice Baffi, e è giusto che qualcuno fa qualcosa, la ringrazio e spero che lei riesce a fare qualcosa. Io adesso mi sono agitata ovviamente di agitazione, non ecco, ci riesco nemmeno a dire tutto quanto. Si calmi, si quindi calmi. Quindi è pura vera la verità, sacra. Ok, grazie, grazie a lei, ma insomma io penso che riprendendo quello che si diceva prima, il problema esiste, indubitabilmente esiste, poi va ben individuato, va ben capito qual è il vero problema, ma io insisto che il problema c'è, ma c'è a monte e non a valle, non sta all'interno del pronto soccorso, dal mio modesto punto di vista, sta in tutto il percorso che evidentemente per un motivo o per l'altro, bisognerebbe vedere in realtà qual è il motivo, però sicuramente un percorso che non è stato fatto prima, quindi da parte della signora sicuramente, da parte del medico di medicina generale, da parte del distretto e da parte del cardiologo del territorio, che io vi posso assicurare perché insomma ci lavoro ogni giorno, certo, con una telefonata è reperibile 12 ore su 24 il cardiologo di riferimento, quindi cioè, qualsiasi emergenza di carattere cardiologico viene risolta a qualsiasi ora, quindi, tant'è vero che abbiamo insomma un reparto di cardiologia che è assolutamente all'avanguardia, spezzo ancora una volta la lancia e non lo farò più perché insomma io credo che tutte le persone possono poi toccarlo con le proprie mani in favore del personale che lavora in condizioni davvero disperati, anche con pazienti non sempre facili, ecco, e che si ritrova che non merita davvero l'indicazione che va di a scovare le strade perché non solo non è generosa ma non risponde alla verità. Ecco, non è la no realtà. Dal mio punto di vista no, mi spiace ma è così. C'è, torna insomma il problema di cui parlavamo prima dell'organizzazione di cui a monte deve essere problemi come questi che ci sono, che poi esiste, hanno mille sfaccettature, certo, credo ce ne siamo resi perfettamente conto che hanno mille sfaccettature, vanno risolti a monte. È difficile, è faticoso, io lo so che è difficile e faticoso ed è uno degli obiettivi che si pone la nuova riforma sanitaria. Allora, abbiamo un'altra telefonata in attesa. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Lidia. Buongiorno. Buongiorno, Lidia. Sono Lidia e vorrei fare una domanda tecnica al sindaco. Io ho acquistato da poco un terreno a Muggia e volevo sapere, una volta presentate tutte, chiaramente un terreno edificabile, e presentando tutte le documentazioni, quanto tempo ci vuole per avere il permesso di costruzione? Perché vorrei iniziare prima dell'inverno. Guardi, normalmente i tempi sono strettissimi. Da che cosa, cioè quali sono i limiti in generale? I limiti sono dovuti alla qualità del progetto, perché tante volte si discute moltissimo tra tecnici, perché insomma non sempre le opinioni dei tecnici sono, quindi deve essere un progetto che non ha problemi, e poi secondariamente il grande, come dire, ostacolo temporale al rilascio dei permessi spesso è dovuto alla necessità o meno di avere un parere paesaggistico, perché lì non dipende direttamente dal comune, ma fatte salve queste due cose i tempi sono strettissimi. Se c'è la conformità urbanistica, il terreno è edificabile, il progetto è buono e non ci sono problemi dal punto di vista paesaggistico che non dipendono da noi, io credo che per l'autunno la signora può cominciare a costruire. Scusi, cosa si intende per paesaggistico? Allora signora, ci sono delle zone che pur essendo
terreno costruibile, non tutte, alcune, sono inserite all'interno delle cosiddette aree di vincolo, cioè aree all'interno delle quali si può costruire, altrimenti non sarebbe il terreno, non sarebbe, come dire, costruibile, però bisogna rispettare certi parametri che per la vicinanza di un bosco, per la vicinanza di un fiume, in una zona che richiede dei particolari accorgimenti di tipo paesaggistico, il progetto che lei presenta deve passare anche il vaglio da parte della commissione. Ma torno a ripetere, non è la maggioranza dei casi, io ho detto magari il suo terreno non è così, quindi saltiamo anche questo passaggio. Santa Barbara, via Cola, diceva, ma potrebbe non esserci un problema. Va bene, la ringrazio, molto niente, gentile. Arrivederla signora, buongiorno. Grazie, a lei. Buona giornata anche alla signora Lidia. Insomma, ci sono tante persone che scelgono poi di costruire la casa, di andare a vivere. Sì, ci a sono tante persone che scelgono di costruire la casa perché come dire, l'ambiente è ancora quello non di una grande città, ma insomma neanche di una piccola città, neanche di un villaggio. La vita è particolarmente vivace, c'è un centro che è frequentatissimo non solo durante le giornate, le ore di lavoro, ma per esempio dalle 5 del pomeriggio in poi, nell'ora dell'aperitivo, la piazza è pienissima, anzi abbiamo qualche problema relativamente ai bambini che giocano a calcio. E d'altra parte io devo dire la verità, cioè vedere sti fioi che zoga mi piace da morire. Sì. È importante, l'abbiamo già detto e lo rifaremo proprio in questi giorni, abbiamo discusso ieri in giunta, che non si giochi con i palloni di cuoio pesanti, ecco, che non si disturbi troppo la gente, però la città è viva, è indubitabilmente viva. È bello vedere insomma, soprattutto i ragazzi, i giovani. Allora, ci passerò un'ottima pensione, ecco, un'ottima pensione in quella città. fra poco, insomma, non pochissimo. Non però, pochissimo, no, sia però, come lavoro che insomma, no, ne ho di lavoro almeno 46-7, no, come sindaco, senza dubbio, fino a maggio, fino aprile-maggio, poi non è più possibile. Poi basta, sì. Però insomma c'è ancora. È giusto cambiare, lavoro, no? Al di là del fatto che non è permesso dalla legge una terza candidatura, sì. Io credo che 10 anni siano già tantissimi ed è giusto che ci sia un ricambio, altrimenti si creano, no? Poi ci sono dei vuoti dietro. Certo, due mandati e la misura giusta. Come in ospedale, il primario deve far crescere i propri aiuti, che a loro volta devono diventare primari, non si dice che c'è più così, ma insomma il concetto è quello. Il concetto non è si quello. Chiamano più primari. È vero. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Liviana. Liviana, ci dica. Allora, volevo allacciarmi alla telefonata della signora di prima dell'ospedale. Sì. 2 mesi e mezzo fa, mia mamma era all'ospedale per dei dolori terribili. Io sono arrivata alle 4, lei era già alle 3 là, operata 2 anni prima a una valvola mitrale, dunque operata al cuore, con una flebo, con dolori terribili, che mi diceva io non so cos'ho. Era andata al ristorante cinese, ma guarda caso, a mangiare, e loro mi hanno detto, signora, un'intossicazione alimentare. Mia mamma ha continuato ad avere sempre più dolori, sempre più, è venuto fuori un ragazzo, un ausiliario, un infermiere, io non lo so chi era, e ha detto, signora, ha le flebo, stiamo aspettando i risultati. I risultati sono andati a finire che mia mamma, a 78 anni, è stata operata il giorno dopo d'urgenza per un infarto intestinale, gli hanno tolto 2,20 metri di intestino e dopo una settimana è morta. Io spero che queste cose non si verificano mai, perché mia madre stava male ma non è venuto nemmeno un cane a vederla. Quando io dicevo, sta male, signora, ha le flebo. L'ultima flebo che gli hanno messo di sali, mia mamma ha detto questa mi fa male e il ragazzo gli ha detto, perché devo chiamarlo ragazzo, signora non sarà questo che le fa male. Questo è successo 2 mesi e mezzo fa, mia mamma aveva tutto il diritto di vivere ancora, invece me l'hanno rubata, mia mamma è una persona splendida. Si possono vergognare, io so che ci sono degli angeli buoni, nulla da dire, ma mia mamma non c'è più, perché loro l'hanno presa così, un'intossicazione alimentare da cibo cinese, questa è la sanità. Vorrei una risposta, grazie. Grazie signora, ci dispiace davvero tantissimo per lei, per sua mamma. Sì, io è ovvio che partecipiamo, ci dispiace eccetera. Qui ci sono due aspetti, no, del problema. Esiste l'errore,
esiste l'errore, come in tutte le attività umane, ci sono delle persone che sbagliano, non saremmo uomini se non fosse così. Poi si può sbagliare perché capita di sbagliare, poi si può sbagliare invece perché c'è trascuratezza, perché non c'è attenzione e, certo, o non c'è competenza. In questo secondo caso l'errore diventa reato, l'errore diventa un qualche cosa di sanzionabile sia dal punto di vista civile che dal punto di vista penale, se questo viene riconosciuto. Quindi io credo anche che fa bene a tutti noi medici, operatori sanitari, il fatto che vengano riconosciuti gli errori, anche quelli, come dire, colposi o addirittura colpevoli, per colpa, certo, grave. E in questi casi bisogna far chiarezza. Se la signora ritiene che non è stato fatto quello che doveva essere fatto, io credo che lei debba farsi, e questo è un aspetto, debba farsi. Certo. L'altro aspetto è che a fronte di questi casi terribili come questo che c'è stato descritto, ce ne sono decine e decine e decine di casi ogni giorno invece di situazioni che vengono risolte dalla capacità, dalla bravura, dalla competenza e dall'abnegazione delle persone che lavorano. Certo, ci vogliono delle misure per migliorare questa cosa. Io so che così sarò un pochino impopolare, però insomma le cose vanno dette come io credo debbano essere dette. Probabilmente se ci fosse, anzi sicuramente dal mio punto di vista, se ci fosse davvero quel filtro, quel lavoro che va fatto a priori, non ci sarebbe un pronto soccorso così affollato. Il pronto soccorso è certamente affollato perché secondo me non è organizzato al massimo, è vero, e manca del personale o può mancare del personale, ma è anche affollato perché chi ci va dai codici bianchi ai codici verdi non trova risposta prima, in modo che chi è lì si trova di fronte 50 persone, e nelle 50 persone, ahimè, e questo non è in nessun modo comprensibile, come dicevo prima, se ci sono degli errori di colpa grave vanno perseguiti, ma ci si trova di fronte alla persona che ha l'infarto intestinale, che non è di facilissima comprensione, ma insomma c'è, rispetto a chi ha il mal di panza perché ha paura di aver l'infarto e magari ha mangiato cibo cinese, sì, non vogliamo riprendere la cosa, ma qualsiasi cosa ha mangiato, non so se mi sono spiegato. Quindi è un lavoro da tutte e due le parti che va fatto, ma soprattutto fuori. Noi dobbiamo fare in modo che una grande percentuale di coloro che vanno in pronto soccorso non abbia bisogno, e c'è da lavorare, perché in effetti sabato pomeriggio, sabato mattina alle 6 di sera, alle 7 di sera, uno sente un dolore al petto che magari è un rigurgito acido, ma potrebbe essere un infarto, dove va? Va in pronto soccorso. Certo. Io capisco benissimo sta cosa qui. Bisogna lavorare prima. C'è la possibilità di fare un elettrocardiogramma nei distretti, che viene immediatamente in tempo reale visto da un cardiologo, e i nostri cardiologi sono dei cardiologi davvero di prim'ordine. Insomma, pian pianino io credo che queste cose si risolveranno, fermo restando che rimane la tragedia come questa. Quella della signora, è chiaro che nessuno le può restituire, certo, la madre. Certo, nessuno le può restituire, purtroppo, la madre, certo. Allora, abbiamo un'altra telefonata in attesa, diamole subito spazio. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, come si chiama? Allora, sono Mirella. Mirella? Un'amica da sempre di una persona che il sindaco conosce molto bene. E ho saputo a mezzo lei che ha fatto una conferenza al Teatro Verdi per quanto riguarda l'alimentazione. Sì, è vero. Vorrei sapere come e quando, se ci sarà un prosieguo, e se ci sarà, come farò a saperlo? Vi ringrazio e buona giornata. Grazie, buona giornata a lei. Di tutte le domande, questa non me la sarei proprio aspettata, se devo essere sincero. Ma sì, il comune nostro ha organizzato, come organizza oramai da molti anni, un corso relativo all'agricoltura, all'orticoltura, insomma un po' il fai da te, che è molto importante non solo per l'attività ma anche per l'alimentazione. E nell'ambito di e nel contesto di questo corso un po' mi hanno chiamato, un po' mi sono sbrutato, nel senso che mi piace parlare di queste cose, e ho raccontato un pochettino di quelle che sono le ultime tendenze in campo alimentare, perché l'ho fatto, non soltanto perché sono medico, ma anche oramai da 20 anni ho un piccolo incarico da parte dell'università, della facoltà di farmacia, ad occuparmi di fitoterapia di piante ed ultimamente di tutti quei composti che vengono definiti nutraceutici, cioè quegli composti presenti negli alimenti che aiutano a mantenere lo stato di salute o addirittura a prevenire le malattie. E siccome mi occupo, diciamo, di questo piccolo campo a livello piuttosto alto,
Sì, alto, nel senso che non ce ne sono molti in Italia che lo fanno, chiaro, non perché nel paese dei ciechi anche l'orbo ha il suo ruolo. E ho fatto questa, che è stata, devo dire la verità, molto apprezzata. Lo rifaremo. E se lei segue il sito del comune o la pagina Facebook del comune, vedrà che ecco. Tenendo presente poi che di queste cose stiamo parlando costantemente nelle scuole, stiamo parlando con le maestre, stiamo parlando in alcune comunità particolarmente sensibili, perché tutti dovrebbero imparare a mangiare bene e a capire quante cose buone ci sono nei cibi. Posso solo un secondo? Prego, anzi, sono argomenti molto interessanti. Sì, qual è il concetto base di tutto questo discorso? Il concetto base di tutto questo discorso è che probabilmente, al di là di uno stato, allora, senza in nessun modo mai far venire meno la mia fiducia e il mio lavoro che io ci vivo nell'ambito della medicina, come dire, tradizionale e normale, no? Di fronte a un infarto bisogna agire con assolutamente l'infarto. Ma se vogliamo mantenere uno stato di salute oppure coadiuvare una situazione come la vecchiaia, la menopausa, l'infanzia stessa, situazioni particolari, è molto più facile e più giusto e più corretto farlo con una costante e piccola assunzione di sostanze benefiche, come si fa col cibo ogni giorno, piuttosto che prendere degli integratori per una settimana, due settimane, perché il dosaggio anche degli integratori, anche di queste sostanze, è tale che probabilmente non esercita una giusta azione, mentre poco e sempre fa meglio. Fa benissimo. Questo è il concetto principale. Beh, è molto interessante. E solo nei cibi si può fare il poco. Magari proprio a parlare. Se vuole, sono molto più preparato rispetto a Trieste in diretta. No? Quando volete, da questo punto di vista, perché poco e spesso è l'unico modo per farlo è mangiando. Benissimo. Se no non si potrebbe fare poco e spesso. È vero, infatti. Allora, noi adesso dobbiamo collegarci con la sala operativa della Polizia Locale. Al telefono dovrebbe esserci sempre il tenente Donatella Collarossi per vedere se ci sono degli aggiornamenti. Buongiorno ancora. Buongiorno nuovamente, c'è un piccolissimo aggiornamento, nel senso che oltre a quello che ricordavo prima come i consueti ormai tradizionali cantieri, abbiamo un cantiere tra virgolette nuovo in via Buonarroti, dove abbiamo una chiusura all'altezza del 27 per un lavoro urgente e un senso unico alternato all'altezza del 16 invece sempre per un altro scavo urgente. Oltre a questi due che erano stati ricordati prima, abbiamo uno scavo urgente adesso anche in viale 20 settembre, nel tratto che va tra Volontari Giuliani e la via Galilei. Questo tratto a scendere è chiuso al traffico e poi vedremo come prosegue. Per il momento altre cose non ci sono, fortunatamente. Benissimo, il traffico è sempre tranquillo, insomma. Al momento ancora sì, speriamo che si mantenga così. Speriamo veramente. Allora ci risentiamo verso l'1:20, insomma, nel telegiornale dell'ora di pranzo. Non so se ci sarà sempre lei oppure un suo collega. Vedremo, può essere che rimango qualche minuto in più. Va bene, allora cercheremo di chiamarla presto. Intanto grazie e buona mattinata, tenente. Buona mattinata a tutti. Grazie a lei. E noi ci avviamo alla conclusione di questa seconda mezz'ora insieme in compagnia del nostro sindaco di Muggia. E lei resterà con noi anche un pochino dopo oppure deve salutarci? Deve andare al lavoro? Ahimè, di martedì mattina. Alle 9 ho il primo paziente, ecco, in genere quindi, anche prima, ma insomma oggi abbiamo spostato un po'. Devo avere il tempo di tornare a Muggia senza farmi beccare dal tenente. Del tenente Collarossi che potrebbe darmi la multa se vado troppo veloce. O da qualche suo collega. No, quindi, non è giusto senza farmi beccare, superando i limiti. No, esattamente, certo. Allora, vediamo se riusciamo ad avere un'ultima telefonata per questa mezz'ora, vediamo se c'è qualcuno in linea, altrimenti mi dicono che non c'è ancora la telefonata perché sentivamo squillare in realtà il telefono, però insomma è sempre un po' complicato gestirle, no? Sono sempre molto numerose le telefonate anche questa mattina, insomma abbiamo parlato dei temi più disparati. Sindaco, posso? Sempre meglio dei messaggini che arrivano che sono anonimi, eh? Le telefonate ci mette la voce, infatti. E ci mette la faccia, quasi la faccia, è vero, sì, infatti, sì, praticamente poi, la faccia, qualcuno ci ha
anche telefonato dicendo e poi qualcuno mi ha riconosciuto, quindi insomma non c'è proprio questo anonimato completo. No, ma è un contatto umano, ecco, poi, rispetto al telefonino. È vero, insomma speriamo di aver risolto alcuni problemi. So che voleva dire qualcosa anche sulla questione dell'accoglienza diffusa, per sì, chiarire meglio sì, questo sì, concetto. Sì, diceva prima, allora l'accoglienza diffusa è l'unico sistema reale per non far pesare su qualche comunità rispetto ad altre il problema di queste persone, di questi migranti. L'accoglienza diffusa, tra l'altro, rispondendo anche a quello che diceva qualche signora, qualche intervento fa, l'accoglienza diffusa per me prevede anche che ci sia un piccolo giro economico, mi spiego, nel senso che è vera la storia che si dice rispetto alla quale per ogni profugo vengono versati dei soldi, ma non sì. vengono dati dei soldi nelle mani no, del migrante, vengono dati alle persone o alle associazioni o alle cooperative, insomma a tutta una serie di soggetti i quali si occupano dell'accoglienza, che sono, guarda caso, sempre soggetti del territorio. In qualche modo c'è un investimento da parte dello Stato centrale, non sono tasse comunali, non sono tasse regionali, sono fondi del Ministero dell'Interno, sempre fondi soldi degli italiani, certo, sia ben chiaro, che però arrivano da Roma e vengono reinvestiti sul territorio. Le dico una cosa? Bene, noi non abbiamo ancora, perché non c'è ancora la previsione precisa è relativamente a Muggia, per esempio, per l'accoglienza diffusa, ma abbiamo già 5 manifestazioni di interesse da parte di cittadini e non solo di cittadini che ci chiedono quando sarà, guardate che io ho a disposizione 2 camere, io ho a disposizione una casetta non affittata, certo. E sarà gente che in qualche modo vedrà girare dei soldini. È un aspetto minore della faccenda, però è un aspetto da non sottovalutare. Certo, è presente anche in altri paesi. È presente anche in altri paesi, insomma. Luoghi. Riusciamo a smaltire un'ultima telefonata? Allora, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Anna. Buongiorno Anna. Vorrei un chiarimento sulla sanità. Ho sentito il senatore Russo che parlava di accorpamento di ospedali e per evitare doppioni, spese superflue. No, non questo potrei dirmi anche d'accordo, però vorrei sapere come questo potrebbe ricadere sul paziente. Cioè, faccio un'ipotesi, se a Udine viene fatto un polo chirurgico, per esempio, il paziente triestino che deve essere operato deve essere trasferito a Udine, lontano dalla famiglia e tutto, oppure a Trieste resta un reparto di chirurgia gestito magari dal primario di Udine, ma questo per il paziente è assolutamente irrilevante? O come potrebbe essere gestita la cosa? Perché è questo che dà pensiero. Ha capito, grazie. Ho capito, grazie. Buongiorno. C'è, grazie, buongiorno a lei. Farò appello a tutta la mia semplicità per rispondere in maniera efficace. C'è una risposta soltanto, nessun reparto di chirurgia verrà tolto da Trieste, nessun paziente dovrà andare a Trieste, nessun primario verrà da fuori, a meno che non sia un primario che ha i titoli e la capacità ed è un primario più bravo di qualcuno dei nostri. Cioè, dirigerà chi è il primario più bravo, non chi è il primario che viene da Udine, Sappada, Venezia e Pordenone. Questo è importante. Detto questo, aggiungerei, se posso, ancora una cosa. Sì. Quindi, come dire, due reparti che valgono 50 ciascuno diventano un reparto che vale 100. Nessuna diminuzione, con un primario invece di 2. Quindi una maggiore organizzazione. Non cambierà, anzi, migliorerà. Dopodiché il problema degli accorpamenti, dei doppioni eccetera, invece è un problema vero, non solo nel caso specifico della chirurgia che invece rimane perfettamente, ma ci sono alcuni reparti molto specialistici che richiedono tecnologie e macchinari avanzatissimi e che coinvolgono un numero limitato di pazienti, che noi non ci possiamo permettere di avere in ogni ospedale di ogni piccola città o di media città. Magari un piccolo reparto. Per due motivi, guardi. Uno, perché non si può dal punto di vista economico, ma lo metto come secondo. Due, perché sono talmente tanto rare quelle patologie, talmente tanto difficili, che o uno le vede e ne vede tante e si fa l'esperienza e impara, a vederne una alla settimana è peggio per il paziente. Allora se io ho una malattia rara o una malattia molto difficile da curare, mi faccio operare in un ospedale di periferia dove ne fanno uno all'anno o faccio 30 km per quel caso, quella malattia rara,
Carbonara ad andare a Trieste, non dico a Udine, a Trieste, dove invece ne vedono 50 all'anno, mm-hmm. sono un centro specializzato. Io per la mia vita faccio 30 km, sto 2 settimane in ospedale e poi me ne ritorno a casa. Si parla di casi particolari e difficili. Questo è il problema. Guardate che questo ha riguardato anche la questione dei parti, eh? Cioè voglio dire, sono state chiuse delle strutture, guardate, non lo dico io, non lo dice la politica, lo dice l'associazione ostetrici e ginecologi italiani, lo dicono i primari, sotto un certo numero di parti non si ha l'esperienza e la manualità tale da poter garantire gli standard di sicurezza, piuttosto nel momento in cui sposto di qualche decina di chilometri il punto cosiddetto nascita, io devo garantire invece, questo lo si può fare, che durante la gravidanza, nel post parto, perché quando uno partorisce, certo. No, qual è il momento difficile? Prima e subito dopo, no? Come faccio il mio bambino, sarò capace? E lì ci deve essere l'assistenza, lì bisogna essere che ci sia presenti i tecnici, i medici, le ostetriche e quant'altro. Spero di essere stato chiaro. Benissimo, abbiamo ancora un'ultima telefonata, sì. Vediamo sì. Se dopo la lasciamo andare, perché sennò non vorrei che corresse troppo. No, allora. No, andrò pianissimo. È che la superstrada 50 all'ora è... No, bisogna rispettarlo. Oh, assolutamente sì. Assolutamente sì. Buongiorno. Ho preso ieri una multa dai miei vigili, eh? Aia! Pronto? Sì, buongiorno signora. Sì, buongiorno. Io sono Giada. Giada. Volevo chiedere al sindaco di Muggia per quanto riguarda la bagnazione di Muggia. Mm-hmm. In particolare, la mia domanda è, c'è, fino a poco tempo fa, io quest'anno non l'ho visto il bagnino. Non c'è. E dopo un'altra cosa, mm-hmm. Tempo fa c'erano le zattere galleggianti, quelle azzurre, presente? Le piatte, definite piatte. Ho un figlio di 15 anni che non mi ha fatto dormire nelle ultime settimane. Sì, le conosco. Sì, anche quelle non ci sono, certo. Perché io ho una bambina, e sono di Trieste, sono in Muggia, sì, e sì. La porto al mare a Muggia e gli piaceva questa cosa delle zattere. Mm-hmm, è vero. E poi un'altra domanda, si potrebbe, tutta la strada per Lazzaretto, disastrada. Il muretto che si è tutto sgretolato, cascatocchi, tutta la parte. Mm-hmm. Ha presente il muretto? Ho presente come? Per Lazzaretto. Sì, sì, presentissimo. Sgretolato. Cioè anche magari qualcuno si mette anche a prendere il sole, comunque è tutto spaccato. Tutto spaccato. E dopo anche la parte sinistra, che è tutto bosco, sempre stato per Lazzaretto, mm-hmm. non so, potessi slargarla, fare i parcheggi per noi disgraziati che venimmo da Trieste. Ma che bella, domanda. Ma quando i bollini, mi sembra, come che avevo, sì. In Trieste paghiamo i parcheggi blu, e voi non li paghiamo. E noi non li paghiamo. Quindi qualcosa che sia parcheggio libero. Però siamo lontani dal centro. È vero. Allora, no, scusi, grazie, l'ho interrotta. Così va bene la domanda? Sì. Sì, bene. Grazie, sì. Allora, vabbè, vuol dire che faremo un po' tardi in ambulatorio, bene, vuol dire che faremo un pochino, mi perdonerà il primo paziente. Allora, prima domanda, le piatte, le famose piattaforme piatte. Definite anche piatte, il bagnino, in realtà, no? C'è stata una grossissima, sì, c'è stata una grossissima crisi familiare, perché mio figlio, 15 anni, ha dovuto subire tutte le angherie dei suoi amici, che ancora non c'erano le piattaforme, sono state messe con qualche giorno di ritardo. Allora, è vero che fino a qualche anno fa le piattaforme erano equamente distribuite tra il lungomare, quello che subito dopo la città, e la zona del Molo T. Qual è il problema? Il problema è che la deposizione delle piattaforme prevede non solo il bagnino, che fino a quando c'erano le piattaforme c'era anche al Molo T, ma secondo alcune regole, diciamo, intercorse negli ultimi periodi da parte, diciamo, dei regolamenti marittimi, quindi della capitaneria, eccetera, avremmo dovuto costruire un punto di pronto soccorso, un'infermeria, ancora un po' con un'altra torre de Catinara, voglio dire, per cui non si poteva più, dal punto di vista normativo, ma soprattutto economico, gestire due poli diversi. Per cui abbiamo concentrato tutto
tutte le piattaforme che stavano lì, le abbiamo messe accanto alle altre che c'erano nella zona del lungomare, dove possiamo usufruire di una sinergia col bagno San Rocco, che ci fornisce la sua casettina come pronto soccorso, dove abbiamo messo un bagnino e dove ci sono tutte le caratteristiche. Quindi ahimè è una questione di soldi e regolamenti, non possiamo fare altrimenti. Purtroppo non si può, non fare possiamo fare altrimenti, cioè non ce la facciamo proprio, certo, fare altrimenti. Il problema invece della costa è un problema che, insomma, io sono venuto qui alcune volte, non c'è stata volta in cui non si sia parlato della costa, è vero, qui infatti, a Ring, quant'altro, eccetera. Bene, noi finalmente, come ho già avuto occasione di dire, ce l'abbiamo fatta, nel senso che siamo riusciti a liberare dalle pastoie burocratiche presentando dei progetti che sono stati definitivamente approvati, se Dio vuole, sia per la zona da Porto San Rocco fino a Punta Olmi o Punta Ronco, che dir si voglia, dove c'è anche il Molotì in mezzo, che ha un tipo di problema, cioè sta dentro il sito inquinato nazionale, certo, dentro l'autorità portuale, ed è sta. E poi soprattutto ultimamente siamo riusciti a sbloccare anche da Punta Ronco, quindi Punta Olmi, fino a Punta Sottile, dove invece c'è Aquario, che è un sito che non è dentro il porto inquinato, ma è stato a sua volta quello, inquinato, certo, da chi ci ha scaricato la cosa molti ma molti anni fa. Quindi stiamo partendo con i lavori. Allora, qual è il requisito perché si possano fare questi lavori? Due sono i requisiti: i soldini, no? E certo, la possibilità di farlo. I soldini li abbiamo messi da parte, ci sono, malgrado il patto di stabilità, siamo riusciti in qualche modo, almeno per dei pezzi significativi. Certo. Ci manca un passaggino che non dipende da altri, stavolta dipende da noi, si chiama approvazione del piano regolatore. Approvazione del piano regolatore che doveva essere fatta un mese fa, non è andata in porto perché qualcuno ha fatto mancare il numero legale, non è andata in porto perché tra chi ha fatto mancare il numero legale c'è anche qualcuno che non ha nessuna intenzione di permettere che la parte a sinistra, come dice la signora, cioè la parte del bosco, venga utilizzata, lo voglio sottolineare bene, in maniera ambientalmente sostenibile, va bene, proprio per utilizzare nessuna speculazione, okay, di nessun. C'erano, abbiamo ridotto del 70% le cubature previste in quella zona, che non verranno fatte, ma quella zona non può restare così, deve essere adattata non solo a parcheggi, ma lei pensi a quanto bello sarebbe per esempio una zona del Lazzaretto, che dall'altra parte della strada ci fosse il bosco ripulito, tagliato, l'erbetta, la gente che si prende il fresco e fa il bagno. Tutto questo ce l'abbiamo in testa, dobbiamo vincere ancora qualche resistenza, ma la vinceremo. Giusto per dire che la politica e l'amministrazione non lavora, ai primissimi giorni di agosto e sotto Ferragosto riproporremo e riapproveremo il piano regolatore generale. Io spero, signora, io spero e credo, ed è un mio obiettivo preciso, che con l'inizio dell'autunno, la fine della stagione estiva, si cominci a lavorare in quella zona. Quindi speriamo, è una cosa precisa che dico. Speriamo. Speriamo, dai, veramente. Abbiamo ancora una telefonata, non so se veramente rimanere. Facciamo. Ok, allora, pronto, come buongiorno. Sono come le ciliegie, non si riesce. È in attesa da un po' di tempo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo segnalare una cosa, no? Sì. Diciamo, io abito a Mattonaia e questa notte è stata una notataccia, nel senso che c'era un rumore che probabilmente veniva dalla Fiat, molto forte tutta la notte, quindi non abbiamo potuto dormire. Poi verso le 6 c'era un odore di idrocarburi come mai io ricordi da quando sono qua, che abito qua da 8 anni. All'odore, dice? Ho chiamato i pompieri e i pompieri hanno detto che non possono fare niente e quindi abbiamo dovuto sopportare. Quindi notte in bianco e anche puzza. Volevo solo segnalare questo perché ora di finirla. No, grazie, non è stata una bella notte sicuramente, ma io so che il sindaco Sandy Klun insomma su questa cosa è preoccupatissimo e occupatissimo. So che ci sono ovviamente dei problemi di carattere tecnico. Io credo che allora la SIOT sia un'azienda non importante, di più fondamentale per l'economia di questa zona, per l'economia europea, per il territorio. Grazie alla SIOT è uno
degli argomenti mediante i quali teniamo lontano anche il rigassificatore, quindi da questo punto di vista i traffici sono aumentati, soldini in termini di tasse che entrano, insomma c'è del lavoro, dell'indotto, la gente che sta attorno alle petrolie, per carità di Dio, però io non penso che non si possa risolvere questo problema. Per quanto mi riguarda, ne avevo parlato anche con il sindaco, so che lui è molto determinato e deciso, io credo che si debba trovare da parte della società, su spinta del comune di Dolina, una soluzione a questo problema che non penso non possa esserci. Sicuramente. Magari l'impegno, costerà qualche soldino, ma penso so che ci debba. C'è, io so che. Anche da parte dell'azienda, poi. Sì, insomma, sì, assolutamente sì. Qui non è, come le ho detto, ognuno farà la sua parte, io sono convinto. Poi il nuovo management da qualche anno a questa parte, da parte dell'azienda, un management molto attento. Molto a questo. Attento sì, anche sì, a questi temi. Sì, 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 sì. Benissimo. Allora, noi ringraziamo molto il sindaco di Muggia per essere stato con Grazie noi e per aver risposto alle tante numerose telefonate proprio dei nostri telespettatori, lasciamo il suo lavoro, grazie tante. Grazie a tutti, è un piacere, ogni volta devo dire la verità, è un piacere perché il clima è veramente tranquillo e disteso, è un buon inizio di giornata. Abbiamo aumentato la mezz'ora proprio per questo, perché tanti telespettatori ce lo chiedevano, grazie molte. Grazie tante. Noi la salutiamo e torniamo in quest'ultimo quarto d'ora poi alla lettura dei giornali e ai nostri servizi. Poi vedremo anche la pagina del tempo. Intanto ringrazio il sindaco Nesledek. Se volete comunque fare ancora delle segnalazioni potrete farlo, poi magari gliele passeremo. Verrò in qualche. Di nutracettica. Sì. Ecco, sì, sicuramente, magari la inviteremo. Ma lì non basta mezz'ora, lì ci vuole un po' di più. Allora un pochino di più, va bene. Senz'altro, grazie ancora, arrivederci. E noi andiamo avanti con la lettura dei giornali. A questo punto io direi che potremmo anche proporvi un nostro servizio sulla cronaca di Trieste. Abbiamo realizzato ieri un servizio su questo caso che c'è anche oggi sui giornali, riguardante un caso quasi boccaccesco, possiamo dire, questo palpeggiamento di una avvocatessa di Udine in tribunale. Vediamolo. Palpeggi il sedere ad una giovane avvocatessa all'interno del Palazzo di Giustizia, pensando poi di farla franca, fuggendo precipitosamente dalla struttura. Sembrerà strano, ma si tratta di un fatto accaduto nei giorni scorsi, esattamente venerdì 3 luglio, nel primo pomeriggio. All'interno del Palazzo di Giustizia di Trieste, Stefano Rocco, un giovane ventenne triestino, celibe e disoccupato, presente in tribunale poiché è autorizzato a presenziare ad un'udienza penale a suo carico, si è avvicinato ad una giovane donna, avvocato del Foro di Udine, le ha sollevato la gonna e le ha palpeggiato il sedere. Poi una precipitosa quanto improbabile fuga nei corridoi del tribunale. La vittima, visibilmente turbata, ha chiesto immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine, che si sono messe all'inseguimento dell'uomo. Anche altri agenti in servizio di assistenza alle aule dibattimentali sono accorsi per l'attività di ricerca che, a dire il vero, è durata poco. Prontamente bloccato, il giovane è stato tratto in arresto, stante la flagranza del reato di violenza sessuale. In conclusione, al ventenne è stato imposto il regime degli arresti domiciliari. Allora, ora ci fermiamo per una brevissima pausa, ci rivediamo subito dopo per gli ultimi 10 minuti di trasmissione. A fra poco. Allora, bentornati in diretta con Sveglia Trieste, abbiamo ancora una decina di minuti per dialogare insieme. Allora torniamo alla lettura dei giornali e alla rassegna stampa che abbiamo già fatto nella prima parte ampiamente, nella prima mezz'ora. Ora concentriamoci di più sulle notizie di cronaca. Come dicevo prima, appunto, abbiamo parlato della notizia accaduta al Tribunale di Trieste. Ora invece torniamo sul piccolo e vediamo che sono state comminate multe a due writer minorenni. I loro genitori dovranno pagare 2.700 e 9.700 euro. Fanno parte del gruppo di 6 giovani denunciati ad aprile. L'avevano sottolineato subito dopo l'individuazione e le denunce. I 6 vandali che avevano deturpato a colpi di bombolette, spray, muri, facciate e cassonetti avrebbero pagato salato, in ogni caso anche se minorenni. In questa circostanza avrebbero saldato il conto con la
giustizia e con i danneggiati, i loro genitori, e quindi questo accadrà almeno per due di questi writer minorenni, una notizia riportata anche dal sito del Gazzettino del Nord-Est. Eccolo qui, writer scatenati, multe ai genitori per complessivi 12.500 euro più i danni. Ora mi dicono che abbiamo una telefonata in linea, in attesa, vediamo se c'è ancora. Pronto, buongiorno. 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 Senta, a lei. Mi dispiace che il suo ospite sia andato via. Purtroppo volevo fare una proposta, perché visto che Mutas è una fucina dei sindaci di Trieste, perché non si candida a sindaco di Trieste? Allora glielo chiederemo. Ospite, che c'è tanto, cioè, che ha le caratteristiche, anche perché credo che al PD che servi uno un pochettino sgaio che possa sostituire, sperando e essendo sicuro che può sostituire l'attuale sindaco. Capito. E siccome che Musa si presta a fare dal centro addestramento recluta, chi che viene sindaco di Trieste viene da Musa, e penso che abbia tutte le caratteristiche. Mi dispiace che non avevo potuto dirvelo. Grazie, va bene, glielo riporteremo, grazie insomma anche per l'attestazione di stima nei suoi confronti, e grazie per aver telefonato, buona giornata. Noi proseguiamo, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Ieri abbiamo parlato molto anche del porto e di questa riforma dei porti, abbiamo intervistato Zero D'Agostino, il commissario, che va verso la nomina a presidente dell'autorità portuale, e ha annunciato anche l'arrivo di nuovi traffici dei container del Golfo Persico. Sentiamo il servizio di Marco Stabile. Scongiurato il pericolo di un accorpamento fra le autorità portuali di Trieste e Venezia, Zeno D'Agostino ha ora la strada spianata per la nomina di presidente dell'Authority, alla scadenza fissata per il 23 agosto dell'esperienza commissariale. Aspettiamocela tutti, siamo tutti qui che aspettiamo, vediamo, insomma, adesso la riforma non è ancora legge, dobbiamo aspettare l'iter, e quindi è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, questo non significa che questa abbia concluso proprio l'iter legislativo, aspettiamo quell'iter legislativo, come penso lo aspettino anche coloro che devono decidere della mia persona, e poi vedremo che cosa succede. Quanto alle polemiche sorte in seno all'azienda speciale del porto di Monfalcone circa il passaggio assieme a Porto Nogaro nell'autority regionale unica con sede a Trieste, D'Agostino chiarisce subito la sua posizione. Io il ragionamento che faccio è prettamente tecnico, non è né di tipo politico né istituzionale, per me tre porti insieme lavorano meglio che uno da solo. Poi la questione traffici. Mentre i primi quattro mesi dell'anno hanno fatto segnare un calo delle movimentazioni nel settore container vicino all'8%, al netto della tenuta e dell'incremento in altri settori, D'Agostino è ottimista circa il futuro, annunciando un nuovo collegamento con il Medio Oriente. Traffici che prima andavano su Venezia, su Ancona e su Ravenna, e quindi c'è un nuovo servizio di feeder che parte da Trieste e va a rifornire questi porti, al contrario di quello che succedeva prima, in cui i servizi erano diretti su questi porti. Quindi andiamo ad alimentare i servizi transoceanici su Trieste e poi via feeder andiamo ad alimentare porti che prima erano serviti direttamente. Quindi penso che ci sarà qualcosa di nuovo e qualcosa di positivo nella seconda metà dell'anno per i container anche a Trieste. Le navi sono quelle della Maersk, che già toccano Trieste al Molo Settimo. La novità riguarda l'inserimento nelle rotte di due nuovi scali nel Golfo Persico, i porti di King Abdullah e Salalah, da cui ci si aspetta, stando alle parole di Zeno D'Agostino, un incremento del numero di container in arrivo e in partenza. Ma proprio sui traffici, ieri si è registrato anche l'attacco dell'onorevole Sandra Savino di Forza Italia, che ha interrogato il ministro sulla situazione proprio del porto triestino, che avrebbe i traffici in picchiata, e rimane comunque lo spettro del rigassificatore. Vediamo il servizio. Traffici in rosso e spettro del rigassificatore all'orizzonte. E questo è il leitmotiv dell'interrogazione al ministro delle Infrastrutture e Trasporti dell'onorevole Sandra Savino di Forza Italia sullo stato del porto di Trieste. Ha perso i traffici rispetto anche a porti, perché ha perso l'8% circa rispetto a un più 18% ad esempio di Capodistria, un più 24% di Fiume. Quindi è evidente che il traffico è in calo sul porto di Trieste. Credo però che questo debba anche attribuirsi ad alcune incertezze che patisce il nostro territorio. Infatti vorremmo sapere
quale è l'intenzione del ministro di mettere o non mettere il rigassificatore. Questo è un tema che riguarda tutta la città e che deve riguardare inevitabilmente lo sviluppo del porto. La Savino poi, nella decisione di non accorpare Trieste a Venezia nella bozza di riforma dei porti, vede però un possibile risvolto preoccupante. Il tenere fuori da un certo schema Trieste, non vorrei che fosse proprio per il motivo che questo rigassificatore lo vogliono mettere. La parlamentare azzurra, che ricorda nell'interrogazione il record di movimentazioni complessive nel porto registrato in epoca Monassi, con oltre 506.000 TIU annuali, torna sulla possibile imminente nomina del commissario D'Agostino a presidente dell'Authority Nostrana. Credo che D'Agostino fosse stato nominato da un ministro diverso, che era Lupi all'epoca, in qualità di commissario. Certamente, se guardiamo ai risultati, credo che insomma, meno 8% di traffici nei primi mesi dell'anno non gli facciano un buon servizio. Attendiamo di capire un po' di più, di capire in quale modo verrà nominato il nuovo presidente. Allora, questa è la questione del porto da entrambi i punti di vista. Ora abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono Laura. Buongiorno Laura, una mia omonima, ci dica. Sì, guardi, il mio argomento è sempre uguale, perché io abito in Ponziana e sotto attaccato alla Casa delle Culture, mm-hmm, e c'è una cosa pazzesca, ci sono delle immondizie ferme lì sotto il ponte nella stradina di passaggio, certo, che è impossibile che, ma tanto tempo sono lì, è impossibile che nessuno possa, e nessuno le rimuove. No, ci sono bambini che giocano. Capito. Guardi, è una cosa che non riesco a metabolizzare questa. Certo, certo. Perché dico, com'è possibile? È chiaro. Non c'è un po' di riguardo, di rispetto. Insomma, i bambini sa che vanno poi dappertutto, loro non hanno l'idea che è sporco, che si prendono, certo, qualcosa. È chiaro. Perché quello è proprio sporco, non è anticorpi, quello è proprio... immondizie, insomma, una rifiuti. Una cosa di degrado questa. Torneremo... È tutto, perché è una bella zona, c'è un bel giardino... Ce l'ha messa tutta la signorina che fa il giardino. Insomma, perché pangolino così sporco rovina tutto. È un peccato. E torneremo, sì, a segnalare allora la questione e vedremo appunto se sarà possibile rimuovere queste immondizie. Grazie intanto, sì, per aver chiamato. Insomma, lì poi non posso neanche la pioggia, no? Allora resta lì bagnato delle schizze e basta. È vero, è un problema in più. La ringrazio. Grazie a lei, buona giornata. Buona giornata anche a lei. E cercheremo appunto di segnalare anche questo caso di sporcizia proprio nei pressi, insomma, della Casa delle Culture a Ponziana. Grazie alla signora Laura. Noi andiamo ora alla pagina del tempo, vediamo sul sito dell'Osmerarpa quali sono le previsioni per la giornata di oggi, che già vi leggevo prima. Su tutta la regione avremo cielo sereno poco nuvoloso, in pianura farà molto caldo con afa opprimente che si sentirà anche sulla costa nonostante i venti di brezza. Sulla zona montana saranno possibili nel pomeriggio temporali di calore che potrebbero successivamente interessare anche altre zone della regione. Non è escluso qualche temporale più forte. Domani, nella giornata di domani invece, mercoledì 8 luglio, in montagna cielo da variabile a nuvoloso con probabili temporali già in mattinata. Su pianura e costa al mattino cielo poco nuvoloso con caldo e afa opprimente. In giornata saranno probabili dei temporali prima in pianura e poi anche sulla costa. Su tutte le zone saranno possibili temporali forti, sulla costa soffierà brezza sostenuta e dalla sera bora. Queste le previsioni per le giornate di oggi e domani. Siamo arrivati in conclusione della nostra trasmissione. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle 13:20 per il nostro telegiornale dell'ora di pranzo. Grazie a tutti e buona mattinata.